Horizon Forbidden West su Asus ROG Ally se la cava alla grandissima. Amiche, amici e belle persone in genere, bentornati su Secondo Tava, io sono Stefania Sperandio. Se preferite Tava, lavoro da un sacco di tempo nell'informazione videoludica, da qualche anno c'è anche Secondo Tava, che è il mio canale personale dove parliamo spesso anche di handheld. E oggi voglio parlare di com'è giocare Horizon Forbidden West su Asus ROG Ally. Vi ricordo che se siete interessati a Horizon Forbidden West e vi piace quello che faccio sul mio canale, potete valutare di acquistare il gioco su Instant Gaming, che quindi supporta il mio canale, oppure, visto che la collaborazione con Instant Gaming dà la possibilità di regalare estrazione un gioco al mese, potete cercare di partecipare al giveaway del rivenditore e vincere il gioco che vi pare, compreso magari Horizon Forbidden West, che è uscito su Steam da pochissimi giorni. Ma com'è giocarci su una piattaforma come Asus ROG Ally e tiene botta oppure no? La risposta è che giocarci è una gran figata, nel senso che vedere una piattaforma così piccola, che comunque già vi avevo detto nella recensione è estremamente potente, riuscire a far girare un gioco che suscitava un certo effetto wow su PS5 in un corpo così piccolo è veramente interessante. E adesso vi faccio vedere nel dettaglio perché. Queste sono le impostazioni che ho messo. Potete anche impostarlo a 1080p se volete, però dovete giocare un po' di più ad abbassare dettagli o cose del genere per cercare di avere un buon frame rate. Secondo me la differenza non si nota tanto, se lo mettete 1280x720 e non vi interessa troppo il frame rate, potete anche cambiare l'FSR e metterlo magari bilanciato su qualità in modo che vi pulisca un po' di più l'immagine. E qua c'è il settaggio grafico base, semplicemente, con la sfocatura di movimento a 0, la nitidezza a 3, eventualmente, come ho detto anche nel video di Steam Deck, potete giocare un po' con la qualità delle texture se volete renderle un po' più alte, metterlo magari su medio. E aumentare eventualmente la profondità di campo. Siamo in modalità turbo a 25, ve lo faccio vedere prima, in modalità turbo massima con l'alimentatore. Che in alimentazione vedete è andato a 30, modalità turbo 30, questo è il massimo della potenza che può raggiungere ROG Ally. Vedete qui in basso la conta degli FPS. Questa è la resa del gioco con le impostazioni che vi ho fatto vedere in modalità turbo massima, e l'FSR, se mi ricordo bene, è messo su prestazioni ultra, così. Sì, prestazioni ultra. Whoop, così. Vedete che con la qualità delle texture così al minimo, il pavimento, il terreno è abbastanza slavato. Se già tirate su la qualità delle texture a medio, che secondo me il gioco già va bene così, considerando che stiamo giocando su un handheld, se tirate su la qualità dei terreni a medio, queste texture tirate per lungo dove non c'è vegetazione sono molto più belle da vedere. Vedete che sta girando intorno ai 50 fps in questo caso, ovviamente essendo sparata al massimo sta facendo un po' di rumore la ventola. Tiene abbastanza botta anche nei combattimenti, la fluidità. Vedete anche per la qualità dell'acqua, con le texture così basse, cala molto. Però il gioco è molto fluido, cioè sta veramente dalla parte dei 50, quindi se per voi la fluidità è tutto, queste probabilmente sono delle ottime impostazioni. Oh, qui ha avuto uno stuttering abbastanza evidente. Proviamo a scendere qua. E proviamo a modificare qualcosa, così vi faccio vedere un attimo.
faccio quello che dicevo, qualità delle texture facciamo medio. E vedete già come migliora quello che abbiamo intorno. Guardate per terra, perdiamo qualche frame. Guardate l'aspetto dell'acqua però. È tutta un'altra cosa ovviamente. Comunque abbiamo perso pochissimo. Poi se volete migliorare ancora la qualità dell'immagine, secondo me si può giocare un po' qua con l'FSR e andare a impostarlo tipo in bilanciato, che di solito si va a perdere un po' di frame, però è l'equilibrio tra prestazioni e qualità. Oppure potete impostarlo in qualità pura e quindi qua darà priorità alla qualità dell'immagine. Il gioco è abbastanza stabile, come potete vedere, tenendo Rogaline Turbo così alimentata si difende molto bene. Adesso la scollego e vi faccio vedere che passa da Turbo 30 Watt a Turbo 25. Vediamo cosa succede. Perderemo qualche frame, siamo anche in qualità, vi ricordo, in questo momento con le texture a medio. Gioco anche in questo caso super godibile. Ah, qua la tentazione è forte, devo farlo. Scherzone. L'ha presa benissimo. Vedete che siamo dalla parte dei 30 in turbo non alimentato, ma siamo in FSR qualità così. Se lo rimettiamo in prestazioni ultra, come era inizialmente, vediamo come si comporta. Così siamo sempre in turbo, vi ricordo, però non alimentato. Proviamo ad andare in prestazioni non attaccato alla corrente e vi faccio vedere come va. Qua l'impostazione migliore è tenere tutto su medio e su basso, scusate, e proviamo a lasciare le texture così e mettere l'FSR su prestazioni ultra, come lo trovate qua. Adesso siamo su prestazioni, quindi non siamo più in modalità turbo. Vediamo se e come tiene botta. Questa è quella, vi ricordo, la modalità che con un consumo molto più basso fa durare di più la batteria. Se ad esempio siete fuori casa e volete fare, che ne so, due missioni secondarie fin tanto che arrivate, perché siete in treno, così la batteria vi dura un po' di più. Ovviamente droppa in potenza, come potete vedere. Però, se non siete fondamentalisti del o 30 fps o niente, avere qualche drop sotto può essere gestibile, secondo me. Got to deal with the mess open up.
Vi faccio vedere anche se lo attacchiamo. Rimane sempre a 15 watt, quindi non cambierà granché. Aspettate che era passato in turbo. Anche se secondo me non ha nessun senso se lo metti in prestazioni essere attaccato alla corrente, ovviamente. E ovviamente se lo mettete in silenziosa, dove consuma pochissimo, è una roba ingiocabile anche tenendo l'FSR in prestazioni ultra. Vedete che crolla, vi faccio uno spoiler, crolla praticamente in modalità Dragon's Dogma su Steam Deck. Vedete che non è gestibile, ovviamente, perché così ha il consumo ridottissimo e quindi tutte le specifiche stanno girando a quanto possono girare per stare sotto quel consumo. Pensate a passare da quello al turbo alimentato, guardate la botta che gli dà. Vedete, qua si vede proprio la curva. Nelle recensioni di questo tipo voglio sempre rispondere anche alla domanda: ok, ma se sono un neofita, quanto è difficile da impostare? Come avete visto, in realtà è abbastanza accessibile, nel senso che voi vi giostrate tra basso e medio, che sono i preset dei livelli di dettaglio, e poi dovete solo giocare più o meno ricordandovi di attivare tutto quello che c'è da attivare, e poi dovete solo giocare con le impostazioni dell'FSR per capire un po' qual è la resa migliore. Se utilizzate il ROG Ally in un ambiente dove non vi interessa se si consuma rapidamente la batteria, la mettete in modalità turbo, l'esperienza veramente vi permette di giocare tanto e di ottenere un grandissimo livello di fluidità. Ma come abbiamo visto, anche in prestazioni potete giostrarvi abbastanza facilmente, quindi secondo me il livello di difficoltà per le impostazioni giuste qua è medio-basso, perché il gioco è ottimizzato veramente bene. L'ultima domanda a cui dobbiamo rispondere è: ma ne vale la pena di giocare un gioco del genere su ROG Ally? Secondo me la risposta, con i AAA, come dico sempre, quando ci sono mondi così dettagliati è bello vederli su schermi grandi. Però se non avete la possibilità di uno schermo grande, sappiate che qualora dovesse decidere di godervi il gioco su una handheld, farlo su ROG Ally significa che avete il maggior livello di potenza insieme alla portabilità, perché come vedremo il gioco si difende molto bene anche su Lenovo Legion Go, ma come sappiamo su Lenovo Legion Go il prezzo da pagare è il fatto che sia molto meno compatta, molto meno portatile, rispetto invece al ROG Ally che veramente te la infili in borsa e viene con te. Se state cercando un'esperienza handheld di Horizon Forbidden West, allora farla su ROG Ally ne vale sicuramente la pena. Spero di esservi stata utile, fatemi sapere se avete ancora domande, sappiate che sto preparando queste stesse analisi anche su Dragon's Dogma 2, arriveranno nei prossimi giorni, quindi tenetevi fuori i puntati. Intanto grazie per aver visto il video fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava, ci vediamo presto su Secondo Tava.